La comunità di Roccasecca è ancora scossa e frastornata. È una vicenda dolorosa, quella della 14enne che punta il dito contro il padre in un tema a scuola, che lo accusa di abusi ripetuti. La giustizia, già miope e colpevolmente lenta con la sorella maggiore per una storia analoga di violenze, decide per il braccialetto elettronico, ma l'uomo sparisce da casa, si impicca. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo all'interno della chiesa vecchia in località Castello, nel centro storico di Roccasecca. Il sostituto procuratore di Cassino, Chiara D'Orefice, ha disposto l'autopsia, ma i referti dell'esame non restituiranno pace né serenità ad una bambina e alla sua sventurata famiglia. La madre, che aveva difeso l'indifendibile, pur ammettendo di aver raccomandato alle sue figlie di non rimanere mai sole con il padre, oggi accusa la stampa di aver sbattuto il mostro in prima pagina, senza prove. In queste ore, dopo aver appreso dai media della morte di quest'uomo, le donne di casa preparano il suo funerale in un clima surreale. La fine di questa storia è crudele. Non ci sarà giustizia per la ragazzina. Ci sarà forse il senso di colpa per aver ucciso con il suo racconto quel padre che da mostro è diventato vittima.